Ciao raga, allora la lezione di oggi in pillole riguarda le equazioni esponenziali. Allora, le equazioni esponenziali alla spicciolata sono quelle equazioni che hanno l'incognita all'esponente. Come potete vedere, la x qui è l'esponente del 9. Allora, per eseguire le equazioni esponenziali è fondamentale conoscere le proprietà delle potenze, ok? Che adesso andiamo a vedere su un qui di lato, ve le metto qui. Allora. Innanzitutto, la moltiplicazione di due potenze con la stessa base, quindi come vedete c'è il 3 alla base, uguale, equivale a una potenza che ha per base la stessa base, quindi il 3 è sempre alla base, e come esponente facciamo la somma degli esponenti, 4 più 2 uguale a 6, va bene? Poi, analogamente, la divisione, cioè la divisione di due potenze che hanno la stessa base. Come risultato ha una potenza che ha per base la stessa base, per esponente invece la differenza degli esponenti, 7 meno 4, 3. Ok? Poi abbiamo la potenza di potenza, quindi quando abbiamo una potenza che a sua volta è elevata a un'altra potenza, la base rimane inalterata e come esponente mettiamo il prodotto degli esponenti, in questo caso 4 per 2, 8. Ok? Diversamente, invece, queste due proprietà che vedete qui hanno le basi che sono diverse, mentre gli esponenti sono i medesimi. In questo caso possiamo fare una sorta di raccoglimento dell'esponente e quindi moltiplicare le due basi. Infatti abbiamo 5 per 3, 15 alla seconda, ok? Questo solo perché appunto i due esponenti sono uguali. Idem per la divisione, quindi 15 diviso 5, 3. La terza perché l'esponente è il medesimo, ok? Dopodiché, sempre per le equazioni esponenziali è fondamentale conoscere, diciamo, come si comportano le potenze ad esponente frazionario e anche ad esponente negativo. Vediamo prima quella esponente frazionario. Per esempio, 3 elevato alla 5 quarti. Questo equivale a un radicale che ha come indice della radice 4 e come esponente, diciamo, del radicando, cioè del numero che sta sotto la radice, il 5. Quindi il denominatore della frazione diventa l'indice della radice, mentre il numeratore della frazione rimane come esponente del numeretto che abbiamo qua, quindi del radicando. Va bene? Un'altra cosa importantissima per queste equazioni esponenziali è la gestione, diciamo, delle potenze con esponente negativo. Per esempio, qui ho messo 3 elevato alla meno 2. In questo caso, per farlo diventare, diciamo, positivo, si fa il reciproco della base, quindi un terzo. E l'esponente da positivo diventa scusate, da negativo diventa positivo e si mette come esponente del denominatore. Allo stesso modo possiamo scrivere anche la stessa cosa, un terzo elevato alla seconda, cioè facciamo il reciproco, diciamo, del numeretto qui che c'è la base della potenza negativa, quindi il reciproco di 3 è un terzo, e poi il tutto lo eleviamo alla seconda. Va bene? Ecco, a questo punto possiamo ritornare alla nostra equazione esponenziale. Allora, per poter risolvere, diciamo, le varie tipologie di equazioni esponenziali, cioè ce ne sono di 3 o 4 tipi diversi. Questo, diciamo, è il caso base. Per poter eseguire questa equazione esponenziale è necessario avere, diciamo, alla destra e alla sinistra dell'uguale, quindi nei due membri dell'equazione, due potenze che hanno la stessa base. Come possiamo vedere, il 27, per esempio, è 3 alla terza, quindi possiamo trasformare il 27 come 3 alla terza e il 9 come 3 alla seconda. Quindi vediamo come diventa questa equazione esponenziale qui. Allora, il 9 lo facciamo diventare 3 alla seconda, tutto alla x, ok? E il 27 lo facciamo diventare 3 alla terza, ok? Adesso qui nel membro di sinistra possiamo applicare la proprietà che abbiamo visto prima, la potenza di potenza, cioè questa per capirci. Quindi moltiplichiamo i due esponenti. Quindi tornando di qua abbiamo 3 elevato alla 2 per x, 2x, uguale 3 alla terza. A questo punto le due basi sono uguali, che era lo scopo del mio operato, quindi possiamo passare a uguagliare gli esponenti. Quindi 2x uguale a 3 e quindi
dividendo per 2 entrambi i membri, perché si tratta di un'equazione di primo grado, semplificando di qua, otteniamo il nostro risultato che è x uguale 3 mezzi. Quindi questa soluzione qui è appunto la soluzione dell'equazione esponenziale di partenza. Spero di esservi stata d'aiuto, alla prossima, ciao!